In questa notte, se non siete andati a ballare, vi ci portiamo noi virtualmente all'interno del Lele Baia, amici di Radio Lombardia, fa pure rima. O magari state tornando dal Lele Baia, o ci state andando, insomma, siete capitati nella radio giusta. Con noi ci sono il titolare, Elio Ballabio, buonasera. Buonasera. E a fianco a lui l'art director del locale, che è Giuseppe Volo. Buonasera, caro. Buonasera, ciao a tutti. Un piacere avervi qua per parlare di questo locale storico, perché ormai è una vita che esiste, non è vero? Sì, esiste esattamente dal 26 di giugno del 1992. Ecco, un locale, mi dicevi prima, di latinoamericano, ma non solo. Sì, sì, non solo. Diciamo che il sabato, soprattutto il sabato notte, abbiamo la sala 2, che, con il quale appunto facciamo un po' di discoteca, un po' di reggaeton, così, un po' di musica latina. Mm-hmm. Mentre invece nella sala 1, adesso sono curioso. Sala 1, noi siamo storici e famosi per, passatemi questo termine, per la salsa, la bachata, che sono ritmi tropicali, carinici. Assolutamente sì, quindi diciamo che è sempre estate all'interno delle Le Baia. Sì, sempre festa e sempre estate. È sempre festa e sempre estate. Ma la musica latinoamericana dal 92 ad oggi com'è cambiata, anche a livello di target di riferimento? Ma è cambiata. Poi sono cicliche queste cose, no? Però si è passati all'inizio con la musica più che altro brasiliana, no? E tutte le varie tormentoni che conosciamo. È vero. E si è passati un po' prima, poi al merengue, poi alla salsa, poi alla bachata, adesso anche un pochettino di kizomba, che è un ballo, non è caraibico, è africano, però sta prendendo piede, certo. Diciamo. Senti, ma tu in qualità di art director come selezioni gli artisti che arrivano ed entrano alle Le Baia? Ma innanzitutto ci tengo a dire che il locale, il Le Baia, è una grande famiglia, dove lui è il papà di tutti e io sono lo zio. Potrei dire il nonno. No, dai. No. E io sono lo zio, però vabbè, devo dire che anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff, che di solito non si vede, che lavora dietro le quinte, ma è fondamentale per noi, perlomeno grandi ragazzi che non si vedono ma portano bottiglie, fanno di tutto. Beh, diciamo che il mondo della discoteca vive anche di queste figure, che sono un po' dei supereroi, no? Che non si vedono ma fanno del gran lavoro. Sì, fanno un lavoro che è micidiale, veramente veramente forti. Ma le serate dell'Ele Baia quali sono? Beh, iniziamo la settimana con il mercoledì. Ah. Poi abbiamo il giovedì e non ci stanchiamo mai, perché facciamo il venerdì e anche il sabato. E la domenica? La domenica riposo. Colui che sta lassù dice riposo, e quindi noi ci riposiamo. Quindi che tipo di serate sono quelle del mercoledì e del giovedì? Ma diciamo che il mercoledì è più classico, nel senso si balla salsa e la bachata. Il giovedì invece è un po' più sensual, con la bachata appunto, che oggi va in vigore tantissimo, che la bachata senso, molto più romantica come serata. Poi invece venerdì e sabato si salta, ci si scatena, si fa casino. Ho capito. Quindi il mercoledì e il giovedì ci sono tante coppie che vengono a ballare? Vuoi dire tu? Beh, non è che sono solo in coppia, la no, gente lo può so. Venire anche scoppiata, anche gli scoppiati. Cioè, no, come noi. Praticamente anche il ragazzo, la ragazza, soprattutto la ragazza, può venire anche tranquillamente da sola. Tanto dopo fa un'amicizia lo stesso. Noi, tra l'altro, noi abbiamo una grossa fortuna, che gli unici due veterani siamo io e lui, perché abbiamo la fortuna di avere un locale pieno di gente giovanissima. Ah, e infatti il target qual è? Noi facciamo media, è famosissimo per me. Sì. E beh, il target viaggia da un po' tutte le età, francamente. Però il nostro target ideale è dai 25 ai 35. Ma anche meno, anche meno, sì. Però non volevo esagerare, eh. Vabbè, 20, dai. Dai 20. Dai 20 ai 40, via. Beh, prendiamo un bel anche, anche 45. Anche dai, 45 via. E mezzo. Poi e voi mezzo. Abbassate la Il bello del nostro locale è proprio quello, cioè non c'è
un grosso problema se la ragazzina anche di 18 anni, perché abbiamo anche, anche gente di 18 anni che sono, sono piace il latinoamericano, ballare quel tipo di musica lì, cioè, quindi anche la diciottenne non è che si sente diciottenni come noi, insomma, sì, esatto, più o meno si sente fuori dal mondo ballare con un 35enne, con un quarantenne o 45. Il bello della musica latina è proprio quello. Assolutamente, sì, hai assolutamente ragione. Ma senti, da quando è nato? È nato con la voglia di continuare a fare la musica latinoamericana? Perché ti è venuta l'idea delle Le Bahia? Ma era stato un viaggio a Santo Domingo, sinceramente. Era un viaggio a Santo Domingo nel 1990 e si chiamava Club Dominicos, non era Viva Dominicos, era piccolino. Facciamo la pubblicità. Poi ci regaleranno una settimana gratis, no? E comunque questo viaggio, c'era questo anfiteatro e la sera facevano questi, lo staff d'animazione del Dominicus faceva questo ballo e gli italiani, era prettamente un villaggio di italiani e in pratica è successo che questo staff di animazione tutte le sere proponeva questo ballo, il merengue. Tra l'altro c'era qualcuno... in Italia, ma erano pochi locali che lo facevano. Sì, è vero. E questo merengue, e tutti gli italiani si divertivano come i pazzi. Muovendo la scalera. Esatto. Divertivano come i pazzi. Ho detto, ma santo Dio, ma perché non... Non aprirlo. Non portarlo comunque in Italia. Sì, esatto. Idea al format. E tra l'altro, alcuni di loro lavorano adesso con noi. Sai, quelli dello staff d'animazione. Certo, beh, giustamente. Certo. Sì, esatto. Giustamente. È un po' un vivaio, ecco. Certo. E comunque così è successo questo. Ecco, e siamo qua a raccontarcelo. Per scherzo. È esploso tutto. Guarda. Anzi, invitiamo tutti voi, sì, assolutamente, della radio, sì, e anche gli ascoltatori a passare al Lele Bahia, a trovarci. Lele Bahia Instagram, Facebook sono i loro canali social dove vedere e sbirciare anche le loro serate. Tutte le informazioni sul sito lelebahia.com. Per le reservation c'è la mail reservation@lelebahia.com, oltre a 47 46 35 947. Ricordiamo che il Lele Bahia è in via Nuova Valassina 346 a Lissone, provincia di Monza Brianza. Sì. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi, grazie al pubblico che ci ha seguito. Ci vediamo nelle Bahia. D'accordo. Grazie. Vi aspetto. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. È stato un piacere chiacchierare con voi. Vi lasciamo tornare in pista perché lo sappiamo, loro come noi non ci fermiamo mai. Quindi il Lele Bahia continua a essere aperto con le sue musiche e noi continuiamo a raccontarvi le storie e le interviste.